Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma. Sto parlando della ma che cavolo? No, ma che succede? Perché non c'è più niente? Vabbè, andiamo a vedere se dalle collezioni riesco a prenderle. Armi. Che cavolo è successo? Perché non mi fa vedere più niente, ragazzi? Dove sono tutte le armi? Vediamo se magari posso riprenderla dai pianeti, perché dovrebbe essere un'arma che si può... Ma non ci sono nemmeno i pianeti. Ragazzi, che sta succedendo? Non c'è niente. Provo a chiedere a Raika se magari ne sa qualcosa, ma non c'è manco lui. Ragazzi, perché non c'è niente? Che sta succedendo al gioco? Ma, non so, controlliamo qualcos'altro, i trionfi. Niente. L'inventario? Niente. E il clan? Niente, nemmeno il clan. Ragazzi, che sta succedendo? Ok, va bene, come avrete visto con questa clip, diciamo anche un po' scherzosa, ma che purtroppo rappresenta la situazione che potrebbe andarsi a creare, vogliamo un attimo parlare di un argomento molto serio e che si sta considerando poco in questo periodo, ovvero la discussione sull'articolo 13 della legge europea. Ora cercherò di spiegarvi al meglio quello che è questa legge, quello che comporterà, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio, sia per non farvi annoiare, per non far diventare il video pesante, perché comunque è un messaggio che va portato avanti secondo noi e che se poi viene fatto troppo brodoso non viene nemmeno recepito bene, sia perché non siamo nemmeno le persone più informate riguardo questo argomento e quindi ovviamente per quanto siamo andati a cercare di capire cosa comporterà questo articolo 13, entrando troppo nello specifico potremmo dire qualcosa che non è esatto. Quindi vi racconteremo un attimo la situazione generale, quello che verrà cambiato e cosa possiamo fare noi per impedire questa cosa. Essenzialmente l'articolo 13 della legge europea è quello che tutela la libertà intellettuale e quindi anche le norme sul copyright. Per chi non lo sapesse, il copyright è il diritto di un certo autore di rivendicare un certo contenuto. Per esempio, io creo una canzone mettendo il copyright su quella canzone. Quella canzone diventa ufficialmente mia e chiunque voglia usare quella canzone per qualunque scopo deve rivolgersi a me o comunque pagare una certa cifra. Bene, questa riforma sull'articolo 13 vuole andare a rendere più efficaci le norme sul copyright. In che modo? Non so precisamente quale sia il procedimento che vorranno effettuare, ma il risultato sarà che le responsabilità dei contenuti caricati su qualunque sito web, su qualunque area di internet soggetti da copyright, non saranno più di chi ha caricato il contenuto, quindi magari su YouTube chi ha caricato un video, su Facebook chi un post, ma verranno scaricate direttamente sui proprietari del sito, quindi su YouTube a YouTube, su Facebook a Facebook e così via. Qual è il problema? Perché apparentemente si potrebbe pensare, meglio, la responsabilità non è più mia, ho una cosa in meno di cui preoccuparsi. Sarebbe vero se non fosse che internet è veramente gigantesco. Immaginate quanti contenuti vengono caricati al giorno solo su YouTube. Considerando che la responsabilità viene poi scaricata sui proprietari del sito, questi dovrebbero controllare qualunque contenuto venga caricato, per assicurarsi che non ci siano elementi protetti dal copyright. E questo, detto in parole povere, è semplicemente impossibile, considerando la quantità enorme di contenuti che vengono caricati ogni giorno su un qualunque sito web. Per questo YouTube sta seriamente pensando di chiudere se questo articolo 13 venga attuato nella forma in cui l'hanno proposto. E non sono io a dirlo, ma fonti molto più affidabili che provengono da YouTube stesso. Ora, come ho già detto, non vogliamo scendere nel dettaglio perché non siamo le persone che ne sanno di più riguardo questo argomento e quindi diciamo che le informazioni di base sono queste. Se poi volete saperne di più vi lasciamo il link dell'articolo che ha scritto proprio YouTube in cui parla di questa riforma e delle conseguenze che avrà qui sotto in descrizione. Essenzialmente però cosa possiamo fare noi? Perché abbiamo fatto questo video? Nel nostro piccolo vogliamo informare tutti gli utenti di YouTube di questa, diciamo, minaccia, che poi una minaccia non è, perché la legge ha come obiettivo quello di tutelare i contenuti protetti da copyright, quindi l'obiettivo sarebbe anche buono se non fosse che appunto questa riforma particolare causerebbe molti danni a internet.
quello che possiamo fare noi è firmare una petizione. Nella descrizione troverete un link ad una petizione che essenzialmente richiede di modificare questa legge, non di eliminarla, perché come ho già detto lo scopo è intelligente e sensato. L'obiettivo, se non sbaglio, erano i 3 milioni di firme che sono state raggiunte, ma più ne aggiungiamo meglio è. Io vi chiedo gentilmente di andare a firmare questa petizione, non ci vuole niente, dovete semplicemente scrivere il vostro nome, cognome e indirizzo email e di magari condividerla con i vostri amici, perché più siamo, come ho già detto, meglio è. È importante, ragazzi, la condivisione di questa cosa, perché noi siamo un canale piccolo, quindi ci sta che non possiamo fare più di tanto la differenza, però se condividete la petizione con i vostri amici e li informate del pericolo, tra virgolette, si potrebbe riuscire a fare qualcosa. Quindi detto questo, grazie dell'attenzione e ci vediamo domani con un prossimo video.